Buongiorno. Nei miei interventi mi sono soffermato spesso su questo aspetto di solipsismo generalizzato nella nostra società. Ora vorrei tentare di chiarire le ricadute di questo comportamento, di questo atteggiamento. Le ricadute indirette, le ricadute importanti in molti ambiti. Ecco, quando noi ci proponiamo uno scopo importante, diciamo, ho messo tutto me stesso, sono proiettato in questo scopo. Questo cosa significa in buona sostanza? Significa annullarsi in vista di un fine, in vista di un risultato. Cioè in quel momento, quando noi siamo tesi a uno scopo, è come se in parte ci annullassimo, non ci sono altre cose che ci riguardano. Prendiamo l'esempio più nobile di questo aspetto, la maternità. Quando una donna decide di diventare madre, dedica a questo scopo molto di se stessa, affronta il dolore, affronta le difficoltà, affronta i disagi per far crescere questo bambino, educarlo, e prima di tutto il dolore, il proprio corpo, usa il proprio corpo in vista di un fine. Ora, in coerenza con quello che ripeto da tempo sul solipsismo di questa nostra società, infatti nella società italiana la natalità è diminuita in misura esponenziale. Cioè le donne non fanno più figli, ovviamente adducono una quantità di giustificazioni, alcune parzialmente vere, altre no, ma comunque non mi interessa qui fare la critica di questi comportamenti, lo cito soltanto come un esempio sommo, importante, di quello che significa il solipsismo, o rinunciare al solipsismo, dedicare noi stessi in vista di uno scopo. Ora, se questo mutatis mutandis, se questo atteggiamento noi lo riportiamo nell'insieme della società e dell'arte, ci accorgiamo che in pratica manca questa disponibilità a raggiungere degli scopi. Manca questa disponibilità a rinunciare parte di noi stessi. Cioè, quando un artista crea, dovrebbe, il condizionale mi pare inevitabile, dovrebbe concentrarsi sull'opera che si propone di realizzare, e dovrebbe proseguire in una sorta di maieutica del sapere, da far affiorare la conoscenza sedimentata in lui per dare il meglio di sé in quest'opera. Questo richiede tempo, richiede riflessione, richiede un totale assorbimento nell'impegno. Pensiamo, per fare l'esempio massimo, a Michelangelo nella Cappella Sistina, la fatica di dipingere queste immagini, queste figure sul soffitto, in una posizione estremamente difficile, che l'assorbiva totalmente, era impegnato con il corpo e con la mente a realizzare queste cose. Pensate la capacità di creatività di Michelangelo in una posizione assolutamente difficile, faticosa, fisicamente anche. Ecco, questo è l'artista. Ovviamente di Michelangelo ce n'è uno, ma citavo questo esempio massimo. Ora, noi se guardiamo la contemporaneità, vediamo che le opere d'arte sono realizzate con la bombola spray,
sono realizzate con ready made, sono realizzate con i sistemi tecnici di riproduzione. Ecco, quindi non c'è nessun tipo di coinvolgimento diretto, non c'è la fatica di creare, non c'è lo sforzo immaginativo di far emergere qualcosa di particolarmente importante e significativo. Questo perché? Perché l'egoismo frena questo nostro slancio. Le motivazioni dell'artista sono più che altro di carattere monetario, di carattere mondano, di carattere del successo. Il solipsismo significa anche questo, mirare all'elevazione di sé in campo mondano, ad essere riconosciuto, a diventare noto. Questo è un aspetto in qualche misura inevitabile del solipsismo. Quindi il risultato di questo sono opere assolutamente estemporanee, superficiali, nella grandissima maggioranza dei casi, ci saranno eccezioni, tanto più estemporanee, tanto più superficiali in quanto create con strumenti tecnici. Quindi non si prevede nessuna fatica, per esempio la cosiddetta arte web è una questione di tasti, questione di un minimo di immaginazione, di conoscenza tecnica degli strumenti che ci permettono di realizzare determinate opere, ma non c'è nulla di veramente personale, un minimo di conoscenza tecnica. Ora, se la conoscenza tecnologica, diciamo per precisare, noi la equipariamo alla creatività dell'arte, il discorso finisce qui. Cioè, io non sono convinto che questo sia possibile. Ritengo che siano due settori completamente diversi e quindi ritengo che un artista che vuole creare un'opera davvero, davvero importante, se noi per esempio pensiamo agli scultori, quando non fanno semplicemente dei prodotti industriali come Risar Serra, dei parallelepipedi d'acciaio che presentano tali e quali, anche quando realizzano opere di scultura, si servono gli strumenti tecnologici, non usano certo lo scalpello come faceva sempre il Donatello, Leonardo, eccetera, e Michelangelo. Quindi c'è già un ausilio di strumenti tecnici che alleviano la fatica, ma alle volte anche questi non vengono usati. Si preferisce affidare la realizzazione dell'opera a dei sistemi di produzione industriale, in primis gli artisti statunitensi che producono di solito, presentano degli oggetti che vengono apoditticamente considerate sculture, in realtà sono manufatti industriali, no? E quindi voglio dire, questa cosa non è così evidente, il solipsismo. Dici cosa, in quale misura entra in ballo? Entra in ballo nel senso di sottrarci all'impegno vero di realizzare delle opere che abbiano l'impronta personale dell'artista, che abbiano il contenuto di sapere dell'artista che viene riflesso nell'opera. Siccome l'artista è preso da tutt'altri impegni mondani, eccetera, e anche lo scopo che si propone non è tanto quello di realizzare un'opera che abbia in sé un significato reale, quanto realizzare un'opera che abbia un'accoglienza mondana. Noi potremmo fare centinaia di casi di prodotti cosiddetti artistici che in realtà sono prodotti tecnologici, industriali. E quindi, ecco, invece se noi avessimo effettivamente questo amore, perché si usano tante parole spesso per mascherare la realtà, non per chiarirla, cioè le parole ormai non servono più per chiarire i fatti, ma per nasconderli, no? Questo avviene in politica e avviene purtroppo, temo, anche nell'arte. Invece l'impegno dell'artista nel realizzare qualcosa di veramente importante
Ecco, questo è qualcosa che viene meno. Viene meno perché si rinuncia alla fatica del creare, si rinuncia ad essere scopo, ad essere strumento per uno scopo. L'artista mette, il solipsismo, la caratteristica di mettere sempre in primo piano noi stessi, questa è la caratteristica di fondo. Quindi si rinuncia a essere strumento di uno scopo, si vuole essere un qualcosa il media per uno scopo senza troppo impegno personale. Mi fermo qui. Lascio a voi queste mie considerazioni per quello che valgono e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.